Abbiamo parlato molto della bella collaborazione tra la Federunacoma e le istituzioni. Oggi ne approfitto perché ho Filippo Gallinella, che è della Commissione Agricoltura alla Camera. Beh, intanto questa è una grande kermesse importante che credo dia orgoglio al lavoro italiano. Sicuramente sì, noi eravamo qui nel 2018, poi pausa classica e Covid, torniamo nel 2021 con molto piacere. La Commissione Agricoltura della Camera è voluta fortemente venire qui, per questo è un orgoglio italiano, e per incontrare produttori, gli espositori, 1350 espositori da 350 da paesi esteri, quindi è un'edizione importantissima. Diciamo, nel mondo non c'è un pezzo che non venga dall'Italia come, è questo, insomma, come tecnologia. Tra l'altro in un momento dove si parla di tecnologia, agricoltura 4.0, sostenibilità, quindi ci vogliono le macchine nuove. Noi abbiamo voluto nel PNRR mettere fino a 500 milioni di euro per rinnovare il parco macchine e anche garantire sicurezza, poi ne parleremo con l'INAIL, perché crediamo che questo sia il futuro che il nostro paese merita e deve avere, insomma. Quindi lavoreremo a fianco vostro, insomma, sia per comunicare che per far conoscere le novità. Ecco, sicurezza in primis, abbiamo sempre da sistemare la questione delle revisioni, speriamo di riuscire a breve a portare a casa il risultato. Come lavora però la Commissione Europea in questo caso con la collaborazione con i produttori, cioè com'è che supportiamo chi lavora, chi fa le macchine? Ci sono varie modalità. Innanzitutto bisogna comunicare, quindi le istituzioni devono conoscere anche le novità. Le novità sono più veloci forse della politica molte volte, quindi noi quando incontriamo anche gli usufruitori delle macchine possiamo dargli notizie che se no non avremmo, se non di prima mano da parte vostra. E quindi l'incontro tra i produttori, le associazioni agricole che hanno delle esigenze, si devono incontrare con la politica. E come si fa questo incontro? È che magari il produttore è un po' schiacciato da una serie di motivi, la crisi è l'ultimo motivo che ci ha attaccato, è dateci una mano economica, dateci una semplificazione burocratica, ecco l'intervento nostro va in questa direzione. Io mi scuso, forse ho detto Commissione Europea e Commissione Agricoltura, chiedo scusa, ma nella forza e nella velocità della diretta, chiedo scusa. Ecco, sì, dateci una mano economicamente, ma non solo, perché poi in realtà non è così semplice, dice mettiamo mano al portafoglio e te do la lira, ecco, non è questo che poi funziona. C'è solo un piccolo grande problema che dobbiamo affrontare, ci sono le materie prime che stanno aumentando a dismisura, abbiamo problemi con i trasporti e questo sarà da ponderare molto seriamente. Beh, noi abbiamo avuto un momento di crisi dove tutto si è fermato, costava tutto anche meno, purtroppo domanda e offerta un po' vale anche oggi, ora siamo in un picco inflattivo che spaventa un po' tutti. Noi ci auguriamo che questa cosa finirà, perché tutti corrono alle risorse, è chiaro, diciamo, il sistema produttivo forse non era pronto ad affrontare la domanda, se no questo PIL non schizzava, l'inflazione non si alzava. Quando non c'è inflazione però forse è peggio in qualche situazione, perché il mercato stazionario non piace a nessuno, quindi però l'idea di ripresa chiaramente ha tirato sui prezzi, e però credo che insomma è una bolla, insomma, che è fisiologica, almeno ce l'auguriamo, perché se no rischia di essere un problema. Incrociamo le dita, so che lei ha un tour da fare in fiera, perciò la lascio perché veramente ha i minuti contati, grazie del suo intervento, grazie a voi, buon lavoro alla massima Commissione... collaborazione, lo voglio dire. Bene, questo è bello, buon lavoro alla Commissione Agricoltura, buon lavoro a Federunacoma, grazie.